Le recensioni, quelle che vengono rilasciate, che rilasciamo su TripAdvisor, Google, per hotel, ristoranti, esperienze che viviamo. Sì, quei piccoli scritti che facciamo e che così a perditempo scriviamo su queste piattaforme per aiutare gli altri a capire se quel luogo vale la pena o meno. Roba da perditempo, insomma. No, non è così, non è assolutamente così. Dobbiamo pensare bene a quello che stiamo facendo. Sei già iscritto e iscritta al canale YouTube di Viaggio Vero? Se non lo sei ancora, pulsante rosso, iscriviti qui sotto, ma anche la campanella dopo aver cliccato il pulsante rosso, perché, clicca anche su quella, perché in questo modo riceverai tutti gli alert ai video che andrò a pubblicare e non te ne perderai nemmeno uno, nemmeno uno. Un piccolo disclaimer prima di cominciare questa disamina in cui ti spiego perché le recensioni, rilasciare recensioni è così importante, ma anche come rilasciarle è così importante, ti faccio questo piccolo disclaimer. Non ho e non ho mai avuto ristoranti hotel, non ho familiari o amici che hanno o hanno avuto ristoranti hotel. Sono solo una persona sensibile che valuta bene quello che sta facendo. Sì, perché quando usciamo adesso, oppure quando andiamo a fare una vacanza, siamo un po' tutti piccoli Alessandro Borghese della situazione a valutare il ristorante, oppure barbieri della situazione che valuta l'hotel, o ancora peggio, piccoli inflessibili Antonio e Go di Ratatouille che stroncano ristoranti come se non ci fosse un domani. Non amo la gastronomia, io la venero. E se non la venero, io non la celebro. Già diversi anni fa nella serie South Park, che è famosissima per essere dissacrante in maniera reale sui fatti che accadono nel mondo, già diversi anni fa prendeva in giro questa cosa. Cartman, il protagonista in carne, quello un pochino più stronzo, diciamo, quello più cattivo della serie, era il recensore Yelp. Perché Yelp, che è un sito che esiste tuttora, ma in Italia e in Europa non ha mai preso così tanto, in America, in quegli anni, negli anni storici di questa serie, diciamo di questa puntata, non so se era la seconda o la terza serie, Yelp era più importante di TripAdvisor, ora non è più così, ma Yelp era più importante di TripAdvisor e lui andava in giro a scuola, durante il giorno, con questa maglietta con scritto recensore Yelp e aveva il potere di stroncare chiunque, e quindi tutti lo riverivano. È bellissima, puntata che è da riscoprire assolutamente. A parte tutte queste cazzate, noi abbiamo veramente, quando rilasciamo una recensione, il potere di stroncare una realtà aziendale. Noi abbiamo veramente la possibilità di rovinare una famiglia, una realtà che ha dei dipendenti. Pensiamo un attimo a quello che stiamo facendo, il che non vuol dire cose false, il che non vuol dire non dire quello che si pensa, il che non vuol dire tacere su tutto, assolutamente no. Tutto ciò per dire che vanno rilasciate le recensioni in modo pensato e corretto e non così a perditempo e alla leggera, come viene fatto da quasi tutti, perché la realtà è questa. Ora ti do tre consigli da seguire che miglioreranno in maniera drastica il tuo modo di recensire e il tuo modo di comportarti, il nostro modo di comportarci. Numero 1. C'è qualcosa che non va? Ditelo, diciamolo. Il piatto al ristorante è arrivato freddo, caldo, crudo, troppo cotto, immangiabile, troppo salato, troppo dolce, non lo so. È arrivato come non ve lo aspettavate, è arrivato fatto male. Ditelo, ditelo al cameriere. Ditelo al ristoratore, ditelo. Nella camera di hotel trovate qualcosa che non va? Ditelo. Andate giù subito alla reception e comunicate la cosa. Alzate il telefono della camera e comunicate la cosa. Ditelo. Non tacetelo. Non aspettate poi di scrivere la recensione. Che vantaggio vi porta scrivere poi la recensione e rovinare la vita a qualcuno? E poi voi non l'avete nemmeno detto, non avete fatto in modo nemmeno che risolvessero questo problema. Ok, è veramente, veramente assurda questa politica mentale di ah, ma tanto poi lo scrivo sul TripAdvisor. No, ditelo, risolvete il problema localmente, sul posto. Anni fa parlavo con un albergatore della Romagna che mi ricordava questa cosa. Lui aveva cominciato già da anni
la mattina quando vedeva i suoi clienti arrivare giù, chiedeva loro come avevano dormito, se il cuscino andava bene, se il materasso andava bene, se c'erano stati dei problemi. Perché lui mi diceva, ma se io non glielo chiedo, magari dopo non me lo dicono e dopo vanno a scriverlo sulla recensione se c'è un problema. Se glielo chiedo io, faccio la figura di quello che magari si impiccia un po', però se c'è un problema qualcuno me lo dice, magari. Se non ci sono problemi, magari non me lo dici. Se mi dici non ci sono problemi, io reputo che vada tutto bene. Se poi mi rilasci una recensione negativa, magari risponderò di conseguenza dicendo: guarda, io te l'avevo anche chiesto, magari se c'era un problema lo potevo anche risolvere. Ma chiedere, lui ha fatto secondo me la cosa migliore, chiedere se andava tutto bene, come fanno anche in certi ristoranti, in quasi tutti, andava tutto bene, era tutto a posto. Basta poco anche per i ristoratori e basta poco a voi aprire la bocca e dirlo, perché anche qui tante persone sì tutto a posto e poi scrivono la recensione negativa. No, non è corretto così. Numero 2, molto molto importante, dobbiamo essere educati. Educati nel senso che anche se paghiamo un servizio, paghiamo un'esperienza, paghiamo una cena, un ristorante, paghiamo una camera di hotel, questo non ci dà il diritto di essere maleducati, di comportarci in maniera spocchiosa, in maniera dall'alto in basso, in modo che voi siete voi che lavorate lì, io vi pago e siete i miei sottoposti. No, è sbagliato, ecco, un atteggiamento di questo tipo è completamente errato. Se per primi noi siamo educati, sicuramente la serata, la vacanza, il tutto andrà molto meglio. Vi faccio qualche esempio appunto del magari cena di lavoro, dei manager con soldi che trattano i camerieri come delle pezze da piedi. Ma cosa avete voi di più? Sì, avete più soldi, ma voi come persona siete migliori? Ma assolutamente no. È un lavoro assolutamente onesto, magari quel cameriere o quella cameriera come persona è molto molto meglio di voi. Sicuramente se la trattate dall'alto in basso è sicuramente meglio lei di voi, questo ve lo garantisco. Una volta mi è stato raccontato da una ragazza che faceva la cameriera, che per anni ha fatto la cameriera, come lei valutava le persone dal fatto che il cliente le allungasse o meno il piatto. Ok, non era l'unico punto con cui valutava una persona, però già il fatto che una persona allunga il piatto, finito, quando hai finito di mangiare arriva il cameriere a sparecchiare, allunghi il piatto al cameriere per agevolare il suo lavoro, era per lei, e io sono assolutamente d'accordo, sintomo di essere una buona persona, di essere una persona che comunque capisci le possibili problematiche di altri. Non è l'unico punto, mi raccomando, però già quello secondo me, io ho cominciato a pensare, ma io lo faccio? E io onestamente l'ho sempre fatto, cioè nel senso che se vedo il cameriere dall'altra parte del tavolo lo agevolo passandomi il mio piatto che sono finito, non faccio lo stronzo, gli faccio girare intorno al tavolo a far casino e per venire a tirarmi via il piatto da sotto. Lo so, è il suo lavoro, lo dovrebbe fare. Ma che cosa mi costa a me allungare il piatto? Educazione in primis. Altri episodi, famiglie con bambini che girano per la sala, la pizzeria o negli hotel che fanno casino, disturbano le altre persone, gridano. Non è colpa dei bambini. I bambini sono bambini. È colpa dei genitori, semplicemente è colpa degli adulti, di noi adulti. L'educazione non devono averla i bambini in quel momento lì, ma la devono avere gli adulti. È quello lì il grosso problema. Alcuni ristoratori a volte mi hanno raccontato delle scene pazzesche, famiglie che si sono lamentate per tutta la cena, hanno poi rilasciato una recensione negativa e lui o lei, i ristoratori, voleva rispondere sotto il TripAdvisor dicendo che sì, va bene, magari è andata male la serata, abbiamo sbagliato anche noi, ma voi che avete lasciato sul tavolo i pannolini sporchi, lasciamo perdere. Ok, quindi per primi noi dobbiamo essere educati, secondo me, e già tutta l'esperienza, già tutta la serata, già tutta la vacanza potrebbe andare meglio. Come terzo consiglio, e quello già detto ma lo voglio ripeterle,
cercate di parlare con il proprietario. Se una serata va male, se una cena o un pranzo vanno male, se una notte è andata male, se la camera non era come doveva essere, se la vacanza non sta andando bene dall'inizio, parlate con il proprietario, cercate di parlare con un responsabile, chiedete di parlare con un responsabile, ne avete diritto, spiegate le vostre ragioni. Non ha nessun senso che voi stiate zitti, vi incazziate e poi scriviate delle recensioni negative. Come detto, una serata negativa, una giornata negativa può capitare a tutte le aziende, un errore lo possono fare tutti, errare è umano. Quindi cercate di, non dico venire incontro, ma di capire che questa è una realtà che campa con questo lavoro. Cercate di capire che potrebbe essere una giornata storta. Cercate di parlare, ditelo. Nel momento in cui vi risolvono i problemi, nel momento in cui si scusano, nel momento in cui vi fanno uno sconto, nel momento in cui non vi fanno pagare un piatto, nel momento in cui hanno già fatto qualcosa o tutto quello che dovevano fare. Hanno sbagliato, lo ammettono e cercano di rimediare. Dobbiamo per questo distruggerli con una recensione su TripAdvisor o su Google? No, raccontate che cosa è andato bene e che cosa è andato male, e poi dite anche quello che è stato fatto per risolvere il problema. Raccontate il tutto, ma da tutti i lati. È questa la realtà. Se voi non dite nulla, potrete raccontare solo la vostra versione, perché non avete detto nulla, non avete fatto nulla per poter far risolvere la situazione e che diventi migliore. Questo mi sembra logico. Poi va bene, rimane tutto il resto, cioè se il ristoratore, l'albergatore non vuole sentire ragioni e magari vi tratta anche male, beh, allora sti cazzi, lasciate la recensione dei fatti come sono avvenuti, di quello che avete provato a fare, e allora la recensione negativa, ma negativa seria, se la merita, se la deve beccare. Poi c'è tutto il discorso di come ristoratori, albergatori, eccetera, non sappiano minimamente rispondere a dei commenti negativi. Non lo sanno proprio, zero, pochissimi lo sanno fare bene. Cominciano a insultare, cominciano a rispondere male e passano dalla parte del torto. Grave errore da parte loro, ma come detto, la quasi totalità non sa gestire le critiche al proprio lavoro attraverso i social media, attraverso piattaforme come Facebook, TripAdvisor, Google, eccetera, eccetera. Ma ripeto, questo è un altro discorso e non è l'argomento di questo video. Cominciamo noi a seguire questi tre consigli. Cominciamo noi a non voler essere gli Antonio Go della situazione. Cominciamo noi a non voler essere i Cartman recensori Yelp. Ecco, cerchiamo di essere il Mario, il Cristiano, Luigi, Luisa, Maria, tranquilli, rilassati, andiamo fuori, ci godiamo la serata, se qualcosa va male lo diciamo, lo chiediamo sia migliorato e poi possiamo lasciare una recensione del tutto corretta e onesta. Ma pensata, è possibile abbonarsi a questo canale YouTube di Viaggio Vero con una piccolissima cifra mensile, 4,99, avrai una marea di vantaggi, video in anteprima solo per te, playlist solo dedicate, esclusive per te, corsi completamente gratuiti solo per te, tante possibilità, la possibilità di essere in diretta con me, insomma ti racconto tutto nel video che trovi qui sotto. Clicca sul pulsante abbonati qui sotto, apparirà un pop-up dove ci sarà un video che ti spiega tutti i vantaggi. Puoi rimanere abbonato anche solo un mese, quindi se non ti piace quello che trovi all'interno della parte degli abbonati, puoi essere abbonato soltanto un mese e se ti abboni già ti ringrazio perché sostieni anche il progetto di Viaggio Vero. Ti ricordo le altre mie piattaforme dove possiamo interagire, il gruppo chiuso Facebook, ambiente meraviglioso, cerca Viaggio Vero su Facebook, fai la richiesta d'ingresso perché è veramente un bel ambiente, si possono chiedere consigli di viaggio, ci sono belle discussioni ma sempre senza polemica. Instagram, @viaggiovero, con anche le stories giornaliere, con il nuovo piano editoriale. Su Telegram, l'audio mattutino, con tutte le mie piccole polemiche, con le mie notizie di viaggio, con i miei strumenti, eccetera, eccetera. Un audio di 7, 8, 9 minuti, dal lunedì al venerdì, tra le 7 e le 9. @viaggiovero, anche su Telegram. Se questo video ti è piaciuto, pollice verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto, tanto felice. Se non sei ancora iscritto al canale YouTube, per questo video è l'ultima occasione, faccio la sorridente che vedi qui sotto, ci clicchi sopra, clicchi anche sulla campanella lì a fianco perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti e soprattutto gli alert quando uscirò con i nuovi video e non te ne perderai nemmeno uno. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero e buone recensioni, pensate!